Bentornati sul canale della cultura letterati e letterati. Ebbene, di cosa parliamo oggi? Questa è una domanda interessante. Oggi parliamo di Petrarca, Italia mia, benché il parlar sia indarno. Italia mia è un componimento risalente al 1345, anno della guerra intorno a Parma tra Obizzo d'Este, Filippo Gonzaga e Luchino Visconti. Si tratta di una canzone composta da 7 stanze o strofe più un congedo. Ogni stanza o strofa è composta da 16 versi, endecasillabi più settenari, come abbiamo visto nel video precedente dedicato ad altra canzone di Petrarca. Procediamo con la lettura. Italia mia, benché il parlarsi andarno alle piaghe mortali che nel bel corpo tuo si spesse veggio, piacemi almen che i miei sospiri sian quali spera il Tever e l'Arno e il Po, dove doioso e grave orseggio. Rettor del cielo, io cheggio che la pietà che ti condusse in terra ti volga al tuo diletto almo paese. La poesia comincia con una lunghissima apostrofe rivolta all'Italia, identificata con i suoi fiumi maggiori, il Tevere, l'Arno e il Po, con una sineddoche, e chiede a Dio di avere pietà per il paese suo più diletto, perché sede appunto della Chiesa, del Papato. Voi, cu fortuna posse in mano il freno delle belle contrade, di che nulla pietà par che vi stringa, che fan qui tante pellegrine spade, perché il verde terreno del barbarico sangue si depinga, van error vi lusinga, poco vedete e parvi veder molto. Il riferimento alle pellegrine spade è quello ai soldati mercenari, ingaggiati in gran parte dalla Germania, dai protagonisti della guerra di Parma. È una metonimia, una parte per il tutto. Poco vedete e parvi veder molto. Guardate come in un unico verso Petrarca inserisca ben 2 figure retoriche, antitesi e chiasmo. Poco, molto, vedete, veder, se posti in un piano immaginario, formano una X, figura retorica appunto, che caratterizza il chiasmo. Ben provvide natura al nostro stato quando dell'Alpi schermo pose fra noi e la tedesca rabbia. Il Petrarca elenca tutte le sconfitte dei popoli teutonici contro i soldati dell'impero romano. La situazione ora è ben diversa. Par, non so perché stelle maligne, che il cielo in odio naggia. Non è questo il terreno chi tocca Ipria, cioè il terreno da cui sono nato. Non è questo il mio nido, non è questa la patria in ch'io mi fido. Madre benigna e pia che copre l'uno e l'altro mio parente. Una serie di anafore bellissime. Per Dio, questo la mente talor vi muova e con pietà guardate le lacrime del popolo doloroso. Che sol da voi riposo dopo Dio spera, e purché voi mostriate segno alcun di pietate, vertù contra furore prenderà l'arme, e sia il combatter corto che l'antico valore negli italici cor non è ancor morto. Una frase bellissima ripresa a termine del principe da Niccolò Machiavelli. Signor, mirate come il tempo vola, siccome la vita fugge e la morte ne sovra le spalle. Si rivolge appunto ai governanti, guardate che la vita è breve. Al passar di questa valle piaccia vi porre giù l'odio e lo sdegno, venti contrari alla vita serena. Canzone, io t'ammonisco che tua ragion cortesemente dica, perché fra gente altera ir ti convene, e le voglie son piene già dell'usanza pessima e antica del ver sempre nemica. Proverai tua ventura fra magnanimi pochi a chi il ben piace. Di lor, chi m'assicura, ivo gridando, pace, pace, pace. È il congedo della poesia che si conclude appunto con una prosopopea. Un appello alto, rivolto ai potenti, per riporre le armi. Questo è uno dei pochissimi componimenti a tematica politica del Petrarca e segnerà in un certo senso tutto il modello della retorica, anche patriottica, fino addirittura al periodo pre-risorgimentale.
Se questo video è stato di vostro gradimento, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Alla prossima!